bentrovati a tutti voi il punto, il nostro approfondimento, ancora il calcio, ancora le sorti rossonere del club blasonato che aspetta risposte, aspetta e spera dopo anni particolarmente interlocutori. Il popolo rossonero si interroga, anche l'economia cittadina aspetta risposte dalla nuova dirigenza in quello che, da quanto sembra, è un contrasto palese tra amministrazione comunale, popolo rossonero e attuale proprietà del club. Per questo approfondimento, dopo aver ospitato Danilo Ranieri, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Lanciano, che ha espresso la propria opinione insieme al tifoso dal cuore grande Enrico Ciannamea, questa volta andiamo in Francia, dove c'è il direttore generale Iapaolo. Andiamo a New York, dove c'è il presidente Max Pincione, ovviamente collegamenti in remoto, e in studio il direttore sportivo Tonino Dorazio. Quindi tutte le componenti societarie. Allora, ben trovato direttore sportivo, che sei qui in sede in Abruzzo. Ben trovato DG Iapaolo, che sei a Cannes in Francia. Ben trovato a Max Pincione per questi 40 minuti insieme, il presidente che è in collegamento dalla Grande Mela. Ben trovati a tutti e tre. Ciao presidente, come va? Bene, bene, grazie, ciao. Volto un po' corrucciato, va ma non va? Cosa c'è che ti lascia così perplesso, non proprio sorridente? Dimmi. No, io sono sorridente, sono tranquillo, sto bene, tutto a posto. Sì, però hai visto anche la trasmissione, hai sentito qualche servizio della nostra emittente firmato dal sottoscritto, sei al corrente del malumore che serpeggia della squadra, parte della squadra che in conferenza stampa ha manifestato, ha vuotato parzialmente il sacco. Siamo qui anche per chiarire in maniera corretta ogni dettaglio, ogni vicenda. Tu che dici? C'è qualcosa che ti turba particolarmente? No, amico, guarda, io dico che ci sono sempre due parti da sentire, no? E poi uno si fa la conclusione. Sì. Ma certo, bisogna sentire moglie e marito, è ovvio. Sentiamo moglie e marito. Che vuoi fare, la moglie o il marito? Tu che vuoi fare, la moglie o il marito? Ma io sono il marito. Ok, perfetto. Cominciando dal comune, ho sentito, ho ascoltato e ho visto l'intervista che avete fatto con questo signore e mi ha stupito un po', perché lui parla di dignità. Per me la dignità di una città incomincia dal comune. Non mi conosce, sono andato in una che io credevo che era una riunione e sono stato aggredito verbalmente. Io non faccio parte di quei nomi che lui ha menzionato che hanno portato male a Lanciano Calcio. Allora lui non si dovrebbe permettere di infangare il mio nome come lo fa. Lui pretendeva che la nostra società avesse fatto volture della luce, gas e l'acqua senza dirmi se c'erano pregressi. Ci stanno i debiti? È stata la domanda e la risposta era un pugno in tavola, non si azzardare di chiedermi queste cose, firma e poi ti dirò. Ma con chi parli? Va bene. Sì, d'accordo. Ma c'è scritto fesso sulla mia faccia? Sì, d'accordo. Allora, presidente, qui siamo nell'ambito delle bollette e va bene, e i rincari sono un ulteriore. Va bene, però io, ma posso dire una cosa, Enrico? Io non ho fatto niente, noi siamo subentrati ad agosto, ci ritroviamo con una convenzione già fatta, conclude a giugno e noi gli abbiamo spedito una lettera dopo la riunione dicendo che guarda, aspettiamo fino a giugno, non abbiamo problemi a trovare una collaborazione
con il comune di Lanciano. Ok. Però, Enrico, noi abbiamo speso più di, credo, 12.000 euro sullo stadio e ci sono altre 8.000 euro che dobbiamo dare. Ma lo stadio non è nostro. Sì, però Presidente, chiedo scusa, Ranieri parla di tre condizioni imprescindibili, la dignità della squadra, nel senso portare in giro, adesso per l'Abruzzo, poi si spera anche oltre, la dignità dei colori rossoneri, quindi comunque un club che sia degno del nome di Lanciano, quando all'Aquila vanno con le auto proprie e con le tute del XVIII secolo e quando... Enrico, ti dico una cosa, ti interrompo. Allora, ora ti dico le tre fondamentali, queste tre cose che lui ha. Ti posso dire una cosa? Lui non è l'architetto di queste tre cose che ha detto in televisione. Enrico, Gli Enrico, architetti di questo, sai chi è stato? È chi? stato il sindaco Mario Capello, è stato Leo Maruggio ed è stato Davide Caporale. Va bene, però è cambiata Enrico, l'amministrazione. Loro sono, aspetta, loro portano dignità a Lanciano. Perché loro hanno Enrico, detto a noi quando siamo arrivati queste tre cose. ok, E Presidente, noi gli abbiamo detto a loro, aspetta, fammi c'è finire. Ia Paolo che vuole E noi abbiamo intervenire, detto, sì. scusa, un minuto, noi abbiamo detto a loro, sì, come no, noi vogliamo lo stesso, però tu non puoi pretendere una cosa del genere da noi quando tu stesso ci stai infangando ovunque. Presidente, però non ci sono mai stati contatti cordiali e propositivi, è un rapporto Scusa, ma è colpa nato mia? Ma scusa, ma Enrico, ma io vengo a casa tua ma... e tu mi tratti come se sono un pezzente. Ma è colpa mia? Sì, Noi ma... abbiamo fatto tutto quello. Aspetta, noi abbiamo fatto tutto quello che questo signore ha voluto. Siamo andati in piazza, mi ha fatto prendere il caffè e mi ha fatto pagare a me. Sono Vabbè. andato in riunione. Io ho Vabbè, fatto Presidente. tutto quello che. Però aspetta, però tu mi devi. Capito? Tu devi rientrare nella realtà di Lanciano, Enrico. E la realtà di Lanciano è che noi siamo arrivati ad agosto, non c'era un ragazzino di trovare. Ma tu credi che noi non vogliamo avere una juniores? Tu credi che non vogliamo avere un settore giovanile? Questo era il punto di venire a Lanciano, di avere un settore giovanile, però non è stato facile. Sì, E no, però ci no. continuiamo, capito? Presidente, se le buone Stiamo. intenzioni Sì. ci sono, si realizzano anche, si possono realizzare anche nel giro di un anno. E se vieni a casa mia e vieni trattato male, io mi pongo un altro quesito, ma tu come hai trattato il Lanciano? Questo mi chiedo, Ma guarda, altrimenti io non hai non credo, colpe. senti, io allora ti dico, guarda, ho fatto sbagli, ho fatto sbagli, sono Vabbè. sicuro, perché non ho raggiunto il mio obiettivo, la responsabilità è mia in primis, però io non faccio niente di infangare il nome di Lanciano, anzi, io credo che tutti quelli che ci seguono, al di là di certe cose, qua almeno negli Stati Uniti, almeno sanno Lanciano, lo stiamo portando, abbiamo fatto una squadra degna, cioè abbiamo. Cioè, doveva essere così in carta, non ci siamo riusciti. Presidente, Però se a aspetta, New sì. York conoscono Lanciano, in giro per l'Abruzzo ci sono, non dico le pernacchie a Lanciano, ma c'è Sì. comunque compassione per un club che non sta vivendo quello che merita la città e la sua storia. Questo Ma è scusa, ma il... voi che meritate? Scusa, ma voi che meritate? Voi, Enrico, vi dico una cosa. Voi siete stato, voi, anche il comune, il giornale, io credo, la mia opinione, va bene, non è un'accusa, voi siete stato il dodicesimo come si dice, uomo in campo. Sì. Perché ci avete trattato la proprietà, come si dice, con disprezzo. E poi avete dato il sopravvento a un mucchio di giocatori che sono venuti a Lanciano per un motivo e motivo solo, perché hanno preso più denaro che prendevano in ogni altro posto. Non sono venuti per i colori del Lanciano Calcio, sono Vabbè, venuti per la bellezza per dell'Abruzzo denaro. e perché Pincione gli pagava, D'accordo, capito? però se viaggiano sul treno senza pagare il biglietto, non mi sembra che siano stati coperti d'oro, Pincione. Se Oh, si allora ti lamentano che posso dire una mancano cosa. Allora, spettanze. Enrico, ti posso dire una cosa. Loro sono andati all'Aquila con le loro macchine per un solo motivo. Sai perché? Dimmi. Perché loro si sono ritenuti
nel loro atteggiamento e nel loro modo di giocare come una squadra di prima categoria. E la squadra di prima categoria viaggia con le loro macchine. Ma non è che la dirigenza di prima categoria, Pincione? No, la dirigenza di prima categoria, ti dico perché. Perché anche se non lo fosse, va bene, anche se non lo fosse, il denaro della dirigenza è di prima categoria. Cioè? E tu hai accettato il mio denaro, e quando hai accettato il mio denaro, tu hai sposato la mia causa. Va Però bene. Poi mi hai fottuto. Capito? Allora non mi stare da a dire scusa ai calciatori. Guarda, un altro giornalista, sai che mi ha detto poco fa? Sì. Mi ha detto scusa, gli ho detto: ma se un muratore viene a casa tua e ti fa un muro e te lo fa storto, lo paghi? Lui mi ha detto: no, però il calcio è differente, loro scendono in campo. E che significa? Significa che io devo dare il mio denaro a uno che non rende, che non vuole dare, che sta là solo per prendersi il denaro e niente più. No. Oddio, io ho sempre detto, Enrico, guarda, scusa, ho sempre detto e continuo a ripetere che io sono fatto come sono fatto. Io vengo da una montagna non lontano da Lanciano. Tu a me non mi puoi fottere, Enrico. Se cerchi di fottere a me, io ti fotto due volte. E va bene, quindi diceva mio nonno, Enrico, io frego a te, tu freghi a me, rimaniamo tutti fregati. Saggezza popolare, da rispolverare. Purtroppo così è. Lo so, prego Iapaolo da Cannes. Prego. No Enrico, scusa, io già un po' di minuti che ti volevo segnalare che la tua voce la sento benissimo, però quella di Max non ho ascoltato una parola, non si sente nulla. Va bene, allora Max Pincione ritiene di aver fatto tutto per bene, di essere anche... No, scusa Enrico, no, scusa, non ho detto questo. Enrico, io ti ho detto che io mi prendo le mie responsabilità e le mie responsabilità e le mie carenze sono di non aver messo su una dirigenza dal punto di vista tecnico all'altezza. Però quello che dico io che anche gli altri si devono prendere responsabilità. E nell'ambito calcistico, per me come la vedo io, e tu non puoi concordare con me, come la vedo io, i calciatori sono quelli che vanno in campo e quelli che alla fine ti danno quello che serve per o andare avanti o andare indietro. Va bene. Quindi i calciatori non hanno dato quello secondo le aspettative. No. Se, voglio sapere, mi piacerebbe conoscere se sono stati messi in condizioni di dare tutto ciò che avrebbero voluto e potuto. Posso dire una cosa? Una dichiarazione di Scipioni che il direttore sportivo non lo può negare, va bene? Dopo aver perso la terza partita consecutiva e gli abbiamo fatto la domanda: ma Scipioni, ma che avete? La sua risposta, sai qual era? Era che ma non ci manca niente, abbiamo tutto, forse non abbiamo molta fame. E poi gli ha messi alla fame, bravo, poi ce l'hai fatta. E poi gli è venuta la fame. Poi dai, ce l'hai fatta. Dai, non diciamo stronzate. Dai. Allora, Iapaolo, prego Iapaolo, allora, il suo punto di vista, perché non siete venuti più in città? È stato un si salvi chi può? E qual è l'atteggiamento futuro e perché questi contrasti? Non ho capito, scusa, puoi parlare un po' più forte? Allora, è un si salvi chi può? Non vi siete fatti più vedere in città? Conferenze stampa da parte dei reduci, dei 13 giocatori, e quale futuro programmiamo, anche perché la rotta di collisione tra società e amministrazione comunale e tifoseria mi sembra palese, manifesta. Che succede, Iapaolo? Allora, io volevo avere appunto questa occasione qua per chiarire un po' alcuni aspetti. Allora, innanzitutto la società, la proprietà, anche in queste ultime settimane non è assente, è presente. Io non sono scappato come ha detto la squadra, che sono scappato e sono andato via da un mese, ma sono andato via solamente 12 giorni prima della fine del campionato,
una sommatoria di decisioni. Se vuoi te le vado ad elencare. In maniera sintetica, direttore, non abbiamo tempo Allora, illimitato. innanzitutto, ho parlato in primis con la mia famiglia. In seconda battuta ho parlato con la proprietà e poi comunque ho avuto anche qualche suggerimento da persone importanti diciamoci, della città di Lanciano ad allontanarmi momentaneamente. La Quindi sommatoria di queste tre cose qua questione di mi hanno incolumità. portato. C'è un ritorno in cuffia terribile. Questione Comunque, di incolumità, allora quindi temeva per la propria persona, direttore? beh, sai Enrico, quando tu prendi già degli schiaffi e quando ti arrivano delle telefonate verso le 3, le 4 del mattino, una persona che vive in una città lontana dalla propria, da solo. Beh, quando la questura ti chiama e ti suggerisce che ci sono delle rappresaglie, diciamo, in corso, No, non sono d'accordo. No, tu se no. fossi a Genova da solo o a Milano da solo, che Beh, faresti? se avessi la coscienza a posto, vivrei normalmente. Però Genova è una Ma qua città. non si tratta di avere la coscienza a posto o di averla Sì, sporca. ma qui non è Qua, qua si, qua Beirut, si tra, non non è si tratta più di Mogadiscio. lavoro. Non è Mogadiscio, Quindi direttore, siamo questa a è Lanciano. una precisazione che volevo fare, che qua nessuno è scappato. Poi per quanto riguarda invece tutte le tarantelle che ho sentito, diciamo, verso la mia persona, per quanto riguarda il discorso detto dal capitano Stefano Scipioni, allora qui ci sono veramente delle cose da mettere a punto, perché allora, prima di tutto, io non ho bloccato nessuno sul telefono, punto primo. Punto secondo, io sono ancora uno dei pochi che sono rimasti sul WhatsApp della squadra, punto secondo. Punto terzo, io non ho bloccato nessuno su Twitter e su Instagram perché non ce l'ho nemmeno. Sì, direttore, d'accordo, ma Ok? qui stiamo andando nei dettagli che sono relativi. Cerchiamo di ragionare un po', di alzare un po', come si dice in gergo calcistico, l'asticella. A me di Facebook e WhatsApp non me ne frega. Cioè, voglio sapere la Ma quando io sento sostanza. dire, Allora, Enrico, ti posso ma dire la quando io sostanza? sento dire Dico, che il scusa. pra quando Scusa. sento dire che il Aspetta, pranzo Paolo. della squadra è stato pagato da loro, non posso accettare queste cose. Ma direttore, ma stiamo parlando di pane e mortadella o stiamo parlando di un club con le E allora cosa ambizioni? ti devo dire? E se no, venivate Allora pane e parliamo. olio e col pomodoro che è quasi stagione e Allora rimediamo il parliamo. companatico. Va bene, Enrico, ti allora posso dimmi dire? tu di Aspetta. che cosa vuoi parlare, dimmelo. Di cose serie, direttore. Anche Vabbè. per me anche queste sono serie, perché queste sono diffamazioni. Va bene, a mezzo social, d'accordo. Comunque, poi andiamo avanti perché vorrei sapere il futuro del club, se siete disposti a No, comunque cedere. per quanto riguarda il futuro del Lanciano, allora un 10 giorni, 15 giorni fa la proprietà mi aveva dato il mandato a trattare. Non nascondo che ho ricevuto diverse telefonate Sì. anche, diciamoci, dal vostro territorio. E poi dovevo aspettarmi la telefonata decisiva di questo fantomatico imprenditore. Però non è mai arrivata. Ma il locale Nel possiamo dire? Possiamo frattempo, dire il nome? Possiamo dire il nome, no? no, perché non lo so neanche io. Ah, quindi rimaniamo nel campo delle ipotesi qui. Io ti posso dire da chi sono stato contattato, ma Da chi? Da l'imprenditore interessato non te lo posso dire perché non lo so. chi sei stato contattato?
Io sono stato contattato dall'ex sindaco Mario Pupillo, Sì. che ho conservato un ottimo rapporto personale, e tra cui comunque lo ringrazio sempre. E poi sono stato contattato da Leo Marongiù. Ok, vabbè, quindi è l'opposizione che si sta muovendo, l'attuale amministrazione invece. L'attuale amministrazione, io non ho sentito più nulla, però volevo finire il concetto. Poi nel frattempo la proprietà mi ha detto di non trattare più con nessuno, né cedendo la minoranza e né cedendo tutto il pacchetto del club, perché sia il presidente Pincione che l'avvocato Glenn Robert avevano deciso che non avrebbero messo il club in vendita e che avrebbero continuato Ok, in quali condizioni lo scopriremo solo vivendo, lo chiederò tra un po' a Max Pincione, il direttore ha parlato di rapporti. A proposito, i rapporti di chi fa da collante con il territorio e ci mette la faccia anche perché risiede qui, perché solitamente, ecco, il calcio, la squadra, i colori restano, però chi viene da fuori, ciao ciao, e se ne va è Tonino Doraci. I rapporti come sono? Come state vivendo questo momento? Chiedo anche un atto di coraggio da parte di Doraci, una posizione scomoda, sicuramente, perché non penso che sia una condizione idilliaca, perché se tutto, ecco, fosse andato per il verso giusto non staremmo nemmeno a discutere di queste situazioni. Doraci. Assolutamente no, ma già in sintesi noi vediamo dal presidente che parlava prima, dal direttore generale che in seconda battuta, dai giocatori che hanno rilasciato interviste varie. Già da questo denota che nello sport, che sia uno sport americano baseball, che sia calcio, che sia quello che vogliamo noi, già evidenzia che non c'è un gruppo. E se non c'è gruppo, possiamo anche metterci Maradona, Platini, eccetera, non si va da nessuna Bravo. parte. In più, voglio Bravo. aggiungere, che la città già dall'inizio aveva questa diffidenza nei confronti di Sì, Pincione, però adesso è eccetera. suffragata anche No, nei no, fatti no, questa diffidenza. adesso è suffragata dai fatti. Quindi dice bene il presidente quando prima ha detto il direttore sportivo ha sentito che il capitano Scipioni in un incontro giornaliero disse, beh, no, la fame non fame, in una partita. In altre invece uscivano fuori il materiale sportivo, eccetera. Quindi io devo fare l'avvocato del diavolo, devo dar ragione quello che Pincione come presidente ha ragione, devo dar ragione ai giocatori quando, dopo la mentalità del presidente Pincione, che io posso anche condividere, però siccome sono subentrato, presidente, e quindi non so dall'inizio con Multineddu, il primo direttore sportivo, le trattative che avete fatto, perché se io dall'inizio dico al giocatore ok, tu vuoi 10 euro, io ti do 10 euro, però se tu non rendi per 10 euro, io Sì. dopo te ne darò 3. Se tutto questo è stato fatto, allora hai perfettamente ragione, anche se nel calcio non esiste. Una volta pattuito, o si manda via a dicembre o addirittura a fine stagione. Se invece tutto questo è stato fatto, io non ero presente, hai ragione. Sì, però Quindi l'attualità la sta vivendo, l'ha vissuta negli ultimi mesi. Lei, direttore, mi sta parlando di fatto questioni anche il tecniche, però questioni tecniche che devono essere comunque analizzate quando una società ha compiuto il suo dovere. Qui si sta Certo, parlando di certo. società. La società la convince, lei fa parte della società. Quali Sì. sono i vostri rapporti? Perché così è una, ecco, è una risposta bipartisan che a me non soddisfa. Sì, ma il discorso è semplicemente questo. Cioè io adesso, a distanza di qualche mese, ho conosciuto più da vicino, non l'uomo Pincione, che non mi permetto nemmeno di Certo. giudicarlo, ma e lo rispetto,
ma vado a giudicare la mentalità di questo presidente, siccome in passato ne ho avuto anche altri. Quindi se io dovessi partire dall'inizio, so qual è la sua mentalità, io al giocatore sarei così diretto nel dirgli: amico, se dai quello che vali, allora puoi ottenere quello che chiedi, se non vali quello che... E in più, però, hai detto bene tu, Enrico, la proprietà americana, compreso il direttore generale Iapaolo, deve capire che loro sono andati a prendere un nome che pesa. Perché precedentemente hanno fatto la B, c'era il pullman rosso-nero, si facevano tutte queste cose. Quindi è giusto pure che uno debba mangiare pane e mortadella, no? Perché ci può stare. Però se io vado e prendo il Milan, anche se mi sta retrocedendo, non posso fargli mandare pane e mortadella, perché dopo purtroppo ci giudicano gli altri, anche se so che alla fine forse il presidente pagherà tutto quello che c'è da pagare. Io lo spero, ma quindi, al ripeto, di là degli insaccati, direttore, come ma, il comune, la parte prima amministrativa, è vero che il presidente Pinzone è stato maltrattato al primo incontro. Questo purtroppo lo devo ammettere, perché io sono una persona obiettiva. Cioè io non devo sposare né Pinzone per avere la riconferma, no, perché a me se uno mi vuole chiamare mi chiama, se non mi vuole chiamare non mi chiama, e nemmeno devo difendere i politici, perché io non ho mai chiesto il permesso, mi sono sempre costruito, tanto adesso vado in pensione, punto e a capo. Quindi il discorso è che ci dobbiamo dare una calmata un po' tutti, e il voto finale l'abbiamo visto. Lei spera di essere confermato? Quali sono le sue ambizioni? Ma vabbè, prima di tutto bisogna vedere se continuano o meno, perché con quest'aria che tira qua, dove l'amministrazione non vuole più questa proprietà, c'è qualche passante che dice, anche se detto da un politico, che c'è un imprenditore, qualcosa di vero c'è, no? Però vogliono vedere la situazione debitoria che alcuni commercialisti, come diceva bene il mio presidente in una tua trasmissione quando era in Italia, dice: in Italia io vado all'Agenzia delle Entrate, voglio sapere come funziona, che situazione debitoria ha, non me lo dicono. Ci sono dei commercialisti specifici che con la partita IVA possono risalire a tutto l'apparato debitorio, e quindi uno dopo si fa i suoi conti se, come, quando e cosa farò. Quindi adesso non so in che posizione, anche perché mi chiedo al presidente, il comune non ci fa entrare, dove andremo? Cosa, quale futuro? Allora, presidente, tu vuoi restare in sella a Lanciano, e con quali prospettive, quali motivazioni, quali risorse dovrai saldare tutto? Sì. Cioè, non lo so, dammi un po' di, dammi una luce in mezzo a questa tempesta. Rispondo nella sostanza. Per me è stato chiarissimo che quando è entrato questa amministrazione non ci volevano. Perché non è un caso coincidentale che il consigliere al vice sindaco e all'assessore dello sport ha anche una squadra di calcio che vuole giocare allo stadio. E vabbè, faccia giocare. Per me non c'è problema. Noi non vogliamo giocare con nessuno. Non ci vuole dare lo stadio? Va bene, troviamo un altro posto. Noi ci siamo attivati, non so Enrico se sai che abbiamo già dato una pulizia al campo di Treglio, non so se lo sai di questa cosa o no. Sì, vabbè, il campo di Treglio, avete ereditato anche la gestione del campo di Treglio. Non lo so, esatto. Il sindaco ha revocato tutto perché la squadra di Treglio non poteva giocare lì. Non c'è niente, scusa Enrico, non dire cose che non sono vere. Il sindaco non ci ha revocato niente, anzi abbiamo avuto un colloquio con il sindaco. E stiamo cercando di mettere tutto. Ma non siete andati a causa, e il campo di Treglio è stato rimesso a posto grazie a fondi del credito del CONI. Faccio questo mestiere non da ieri. No, io sto dicendo che adesso, quasi un mese fa, noi abbiamo dato una pulizia
al capo di Treglio, adesso Vabbè, ci col siamo messi decespugliatore, per pagare i vabbè. canoni, aspetta, per pagare i canoni e per usare questo campo per allenare, spero, la junior se, e i giovanili Sì, e poi ma trovare il altri Biondi, soldi. se non vi Poi, viene rinnovata capito? la concessione, si va a giocare a Treglio Pincione? Dove si va a giocare? Secondo No, quali... non ho detto, no, non ho detto, scusa, Enrico, non vado a giocare a Treglio, non vado a giocare a Treglio. Troveremo, spero di trovare, un altro posto dove giocare, non c'è problema. Ma ti rendi conto? Scusami, Presidente, mi sembra qui la teoria dell'assurdo. Allora, tu hai contro l'amministrazione comunale perché mai vi siete presi, perché tu hai il tuo caratterino, hai i tuoi pregi e difetti. Ti chiami Max Pincione, ti chiami Max Pincione Scusa, Enrico, ma con un aspetta un passato secondo, a non dico Grosseto, a perché, Spoleto, a Pescara. Enrico, senti, non apprezzo sta cosa, capito? Perché io non ho caratterino, io non lo conoscevo neanche. Che caratterino? Hai sentito dal direttore sportivo? Te l'ha detto nel primo incontro, sono stato maltrattato, ma di chi stai a parlare? E di chi stai a parlare di Pescara? Tu ti ho detto, prima di aprire la bocca, vatti a vedere le prove. Va bene? Va bene, la Non storia apri la insegna, bocca la e detto storia io, insegna. e poi ti dico Va un'altra bene, cosa, aspetta. allora Tu quando, io. aspetta, quando parli a Paolo e lo blocchi e gli dici, dai, a Paolo, non entrare in questi dettagli, però tu te li prendi dalla squadra. Allora lo vuoi sapere, oh, è andato in macchina all'Aquila, oh, è andato questo e quell'altro. Però a te non te ne frega che io ho speso più di 650 mila euro. Quando? A te non te Quest'anno? ne frega un cazzo, Quest'anno capito? 650.000 euro. E non ho finito! E non ho finito! Ma che stai a dire? Ma vuoi Presidente, ma che parlare dici? senza Presidente, venire qua? 650.000 euro ci fai la Serie C. Aspetta, ti faccio vedere! Posso? Aspetta, ti faccio vedere! Fammi vedere. Oddio, povero me. Fammi vedere. Eh no, mi sembra un'iperbole, una continua iperbole. 650.000 euro. Va bene, chi li ha presi, per uno stadio dal terreno di Enrico! gioco meraviglioso, per appartamenti Enrico, pagati. Enrico, Enrico, guarda qua, Enrico, guarda, questo è un faldone di quasi 14 centimetri, guarda qua, tutti i bonifici per Lanciano. Tutti? Se ti vuoi te li mando tutti. Tutti bonifici? Mamma mia. Tutti, se lo vuoi te lo mando tutti, capito? Allora voi parlate perché non avete nessun riguardo per lo sforzo che stiamo facendo noi. Perché a voi non me ne frega che noi spendiamo denaro, sai perché? Perché non ve lo guadagnate voi. Ma se la squadra dice che non è Allora stata tu pagata... vuoi che io accetto, aspetta, tu vuoi che io accetto una sconfitta dal, non so, Renato Curi e questo o quell'altro solo perché? Ma che stai a dire? Presidente, si può Allora ascolta, perdere non dico una cosa, il campo, non io interessa capito che adesso il risultato io. sportivo, perché La anche nostra una squadra che missione, costa aspetta un 100 minuto. miliardi può perdere, qui conta la buona fede, la solidità e le intenzioni, la Ma noi visione, l'abbiamo la la buona fede, siete progettualità. voi che ci state infangando a Lanciano. Siete voi, e poi ti dico una cosa, se voi non ci volete, portateci su un'offerta da qualcuno che da... Scusa, Enrico, la famiglia Maio ha messo il nome di Lanciano sulla mappa del mondo, o almeno sulla mappa europea. E che gli avete fatto? Ma non sono stati trattati con queste condizioni, eh? La cosa è diversa, Ma come? Ma no, ma la peggio! L'avete riconoscenza trattato comunque c'è peggio! sta, la Avete riconoscenza. impalcato il suo nome, siete andati dietro la loro figlia, li avete presi come pezzenti anche. Ma che volete? Cioè, che credi che noi vogliamo da Lanciano? Lo Sì, stadio dove ci piove dentro? Ma che Presidente, state a il dire? calcio è anche una questione di cuore, una questione affettiva, riguarda il nome di una città. Con questi Ma che presupposti... affetto? Ma voi non avete affetto? Ma che affetto? Ma non ci viene E lei nessuno ce allo l'ha? stadio. Tu ce l'hai? Ci vengono due gatti là dentro che mettono striscioni, contestano sempre senza sapere niente, mettono mani addosso alla proprietà, capito? Questi vengono, ma che state a dire? E Ma allora... state a dire? Ma c'è qualcuno che può rilanciare? Ma che viene? Fammi un offerto. E allora, Al appunto, di là allora di questo, zitti, sei disposto a cedere zitti. allora? Non è che il club non No, è in io debito. faccio l'offerta giusta, cedo. Quanto vuoi? Visto che il Non faldone che hai lo so, ti portato faccio di un'offerta. Ti dico sì bonifici... o no? Eh? Dai, ti dico sì o no? Va bene. Io con questi presupposti come poter andare avanti?
Presidente. Noi continuiamo ad andare avanti, basta. Se vi fai un'offerta che poi noi riteniamo che non si può passare, va bene, però al di là di questo noi andiamo avanti. Purtroppo l'amministrazione lo sapevamo che ci stava contro, abbiamo preso questo in considerazione e continuiamo lo stesso. Speriamo di cercare qualche posto per giocare, basta. Perché al di là di questo io non credo che, cioè, dall'anno scorso a questo anno, anche se abbiamo fatto degli errori, vabbè, però almeno ci abbiamo provato. Il fatto che poi voi, e come dico voi, gli allenatori e coloro che erano vicino a questa squadra hanno cercato di estromettere questa proprietà dalla squadra, non è stata una cosa buona. Come ha detto il direttore sportivo, non c'è gruppo, perché quando tu dici che una società è assente, noi non siamo assenti. Eravamo sempre là, però non siamo stati accettati. Ecco, È Presidente, differenza. tu parli spesso di voi e noi. Il successo, Ma i segreti del io ti dico successo città, sono quelli di dico. non fare questa divisione tra noi e voi. Qui c'è un confine netto, c'è una diga, c'è una Ma c'è cesura. sempre stato, scusa, ma c'è sempre, però non colpa nostra, guarda, la proprietà è una cosa di fare, no? La proprietà è di mettere soldi e di cercare di Enrico, lavorare, di mettere le persone prego, che Ia ci sono a Paolo. posto. Prego, Ia Come? Paolo. Dimmi. Ecco, no, ora è il momento di un mio intervento, no? Circa il discorso che tu prima mi hai posto una domanda e i futuri scenari. Uno scenario possibile futuro potrebbe essere di due squadre cittadine. D'altronde ci sono a Roma, ci sono a Genova, ci sono a Torino, ci sono a Milano, ci sono a Verona, due squadre. Potrebbero esserci anche a Lanciano. Poi chi avrà il piacere di seguire la nostra squadra sarà ben accolto, ben accetto. E chi invece deciderà eventualmente di seguire una seconda squadra, pazienza, che ti devo dire? Ok, quindi però voi non assolutamente andate avanti nel vostro progetto. Aspetta, il fatto sicuro è che il Lanciano Calcio 1920 non giocherà allo Stadio Biondi. Tutto lì. Quindi va bene, ma non è che è un rigattuccio, cioè non è che si elimina la possibilità di ricucire i rapporti facendo vedere altre intenzioni, saldando la situazione debitoria. Ma ricucire, scusami un attimo, ma ricucire i rapporti, qua non si tratta di lavorare sulla diplomazia, qua si tratta di lavorare sulla finanza, perché quando tu fai passare l'affitto da una certa cifra a un'altra stratosferica, capisci bene che dettano i numeri, non detta più la diplomazia certe cose. Comunque, direttore, la sfida sapete qual è? Quale sarà? Quella di comporre, giro anche la domanda al direttore sportivo, nel caso il futuro sarà ancora in rossonero con questa dirigenza, di comporre una squadra di volenterosi che saranno lieti di venire in rossonero. Dopo tutto questo bailam, questa confusione e via dicendo, ecco il cortocircuito dov'è. O oh no, Guarda, direttore Dorazio, poi a Paolo e poi Pincioni. scusa, posso dirti una Sì, cosa su questa cosa che hai sì. detto tu? Con tutta la gente che abbiamo parlato, cioè ci stiamo già muovendo, va bene? Stiamo già muovendo, tutti sono contenti di arrivare Tutti? Che hai a... Sono detto? contenti di venire a Lanciano. Ok, ma senti, Ma la situazione debitoria, io non so di che parli tu, hai io non so di saldato? che parli tu. Presidente, hai saldato Va bene. tutto? È tutto Ma pagato? guarda, Enrico, io senti Enrico, senti, questa preoccupazione di saldare tutto, tu non ti devi preoccupare, ti dico perché. Perché noi abbiamo sempre pagato i debiti e lo faremo sempre. Però tu non mi puoi dire quanto e come devo pagare io. Io gestisco la mia società come voglio, non No, come vuoi tu. fermati, no. No, no, non ti permettere di usare il nome di Lanciano e di fare come se questa società fosse a tuo esclusivo uso e consumo. Hai dei diritti, ma anche dei doveri.
Ma io i doveri me li faccio sempre. Ma chi ha detto che mi sto avanzando? Oddio, ti posso dire una cosa? Enrico, puoi sapere a chi devo dare il denaro? Lo posso dire? Lo posso dire? Io ho, ti dico, io ho 14.000 euro di debito a cose al di là dei giocatori. Va bene? Okay. Allora, le case dell'affitto sono tutte pagate, tranne un mese, e ti dico perché non l'ho pagata. Perché devo... Tutte pagate tranne quella di chi? Non ho sentito, scusami. No, le case, per esempio, ti sto dando un esempio, le case sono tutte pagate tranne il mese di aprile. E l'unica ragione perché non abbiamo pagato il mese di aprile è perché dobbiamo parlare con i padroni di casa per sapere se i calciatori che erano lì dentro hanno pagato le utenze. Perché ci è venuto un segnale da noi che forse non l'hanno fatto. Se tu non li paghi, allora, i giocatori, le utenze non le pagano. Aspetta, io lo devo scontare dai loro salari. Capito? Oh. Allora, guarda, una cosa, noi non abbiamo nessun, come si dice, nessuna intenzione di fare una cosa del genere. Siamo gente per bene. Tutti i debiti saranno pagati. Lo staff è stato pagato di tutto febbraio, i giovani anche, gli overs, i giocatori overs no. E adesso la prossima settimana pagheremo marzo per tutto lo staff e i giovani e mettiamo a posto tutto là. Per te, devi settare tutto a zero e poi continuare. Per i giocatori over, Enrico, posso dire questo. Li faccio aspettare e aspetteranno, però ho visto una cosa, che da ieri due già mi hanno scritto e mi hanno detto, oh guarda, forse ho potuto fare un po' di più, non l'ho fatto, questo e quell'altro, accetterei tot da te. Va bene, però... Bravo. Sì, va bene, Presidente, no, però... No, ti dico perché, dico, aspetta, scusa, aspetta, per me... L'ho detto, io lo vedo in una maniera differente. Io credo che questi ragazzi potevano dare il massimo e non lo hanno voluto fare. Io me la prendevo sempre con il direttore sportivo che è seduto davanti a te. E il direttore sportivo ed io sempre andavamo contro, perché io dicevo, Tonino, ti stanno facendo il rispetto. Tonino diceva no. Però Tonino, ti ricordi che un giorno finalmente hai ammesso che ma forse sì, questa partita ci hanno fatto il rispetto. Ti ricordi, sì, Tonino? Ma, sì, vabbè, ma parliamo sì, di rispetto. Prego, direttore. Ma no, ma tu non puoi dire... Ma Enrico, ma perché dici? Ma no, ma parliamo di questo, ma parliamo di quell'altro. Ma siamo persone intelligenti, ma non possiamo mortificarci rispetto ad un progetto che è stato presentato come quello tuo, che hai ripetuto dopo altre esperienze, ambizioso, strutturato e via dicendo, e poi non li paghi perché non hanno reso. Ma che cosa stiamo dicendo? Enrico, io ho detto... E mi presenti i faldoni così di fogli, scusa, di fogli delle... Io ho detto da quando ho presentato il progetto che noi avevamo l'intenzione di salire in D, di metterci le risorse necessarie per salire in D e niente più. E poi forse ho fatto un errore, quando abbiamo messo su questa squadra. Pincione, io ho una certezza, con te la pizza non la mangerò mai. Va bene. Fattene una ragione. Ok, il direttore sportivo d'Orazio, abbiamo ancora 5 minuti. Allora, di tempo. Anzi, 3 minuti, un breve fatto, giro. Cioè, da come sento, loro già si sono mossi come proprietà per il settore giovanile, ma come a me sono arrivate notizie che arriverebbe, se loro vogliono, ma a questo punto mi sembra già che sono organizzati, un settore giovanile già formato, con un nome, con un curriculum lo stesso importante, che porterebbe tutte le categorie regionali e non provinciali. Non so se conosci il regolamento del settore giovanile.
sono tutte regionali dove sicuramente se loro rimarranno come prima squadra è logico che arriveranno anche altri giocatori. Ci sarà la ripartenza, questo? Ma no, dipende da loro. Io dipende da loro. Io okay, gliel'ho suggerito, se lo vogliono valutare, certo. Dopo sanno loro quello, ecco, che devono il fare. Il presidente comunque le mezze misure e le mediazioni vedo che poco le conosce, perché si va muro contro muro con l'amministrazione comunale. Mi è sembra... la cosa un po' in salita. Enrico, scusa, Enrico, guarda, ecco, vedi, tu continui a dire che io vado contro l'amministrazione comunale, ma non è vero, è l'amministrazione comunale che ha deciso di andare contro di noi senza ragioni. Allora perché? Ma perché? Non abbiamo detto niente. Presidente, se il noi, e siamo quasi in conclusione, noi e voi, tutte queste difficoltà non ci avete mai accettato, i giocatori non hanno reso e quindi non li pago, tutto questo bailam anche a volte insomma un po' paradossale, allora perché rimani? Io rimango perché io credo nel progetto del Manciano Calcio e basta. Ma che domanda è questa? La domanda... No, è una domanda, è una domanda, è una domanda seria, è una domanda, mi sembra l'ABC. Ma tu sì, accetta le mie risposte come risposte serie. Cioè io come ho detto, io sono a capo di una società con i soci. Io devo rispettare il mandato che ho, arrivare all'obiettivo che ci siamo posti, è tutto lì. Allora non è una cosa di non pagare, io ti do quello che mi dai, basta. Allora non voglio discussioni su queste cose, ma ti dico una cosa, anche i giocatori le hanno capito queste cose. Niente più, non c'è niente più da dire. Poi noi non vogliamo fare, non vogliamo avere contenziosi con nessuno. E mi dispiace molto che come è finita. Però credo che, credo dall'inizio abbiamo sbagliato a mettere su una squadra come questa e niente più. Poi è stato difficilissimo di cercare di cambiare o di trovare le soluzioni adatte. Niente più. Allora, un'ultima battuta con Iapaolo, poi con Dorazio e l'ultima a Max Pincione. Come ci lasciamo, direttore generale? Come ci lasciamo? Come concludere questa chiacchierata? Ci lasciamo innanzitutto da quegli amici, principalmente. Ok. Secondariamente, io continuo a seguire le direttive della proprietà. Ci sono determinati indirizzi che mi hanno detto di percorrere e quindi automaticamente noi, come ho detto all'inizio della trasmissione, non siamo né assenti e non siamo scappati. Quindi certo non sono lì di persona come sono stato un anno intero. Però si lavora ugualmente a distanza per il progetto futuro. Quindi per progetto futuro intendo il discorso di risistemare il campo sportivo di Trevio, anche se all'onor del vero il mese scorso avevamo già iniziato a bonificare. Poi c'è l'altro progetto, quello di trovare, diciamoci, una nostra futura casa per le partite interne casalinghe. E poi per quanto riguarda il discorso della squadra, lì come tu sai mi fermo perché non è mia competenza e non voglio neanche che lo sia, quindi ecco, l'allestimento della squadra della proprietà riguarda il futuro e del direttore sportivo comporta. Certamente volevo concludere, certamente uno sbaglio che è stato fatto è stato sicuramente quello di prendere troppi calciatori da fuori regione, e quindi l'unica cosa che io suggerirei è che dovremmo guardare un pochettino più
sul territorio, specialmente per quanto riguardano gli under. 30 secondi, grazie, grazie direttore Iapaolo. Tonino D'Orazio, quale futuro? Telegraficamente poi l'ultima parola a Max Pincione. Beh, io non posso parlare di futuro in quanto nessuno me ne ha parlato, quindi non mi permetto nemmeno. Max Pincione, come salutarci? Quando tornerai guarda, qui? Quando tornerai? Quando verrai nell'estate abruzzese? Non lo so, fra un mese e mezzo. Io non voglio, come ho detto, noi come società non vogliamo problemi con nessuno, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto errori, vabbè, però dal punto di vista di averci provato, abbiamo provato. Ci riproviamo di nuovo. Ti dirò, io non ho nessun problema con il comune di Lanciano e non voglio avere problemi con il comune di Canciano. E ti dirò un'altra cosa, Enrico, che anche se domani loro mi dicono che mi danno lo stadio, ma non ci vado, per un semplice motivo, perché non è adeguato a niente. E come ha detto quel signore, che il campo è un campo di patate, e dentro è proprio una cosa... Vabbè, quindi dove andrà a giocare il Lanciano? Lo stadio Adriatico? E alternandosi col Pescara? Non lo so, adesso lo proviamo per trovare. Ma la progettualità è anche questa. Vediamo dov'è. Vabbè, comunque Presidente, vediamo. In ogni caso ti aspettiamo qui in attesa di delucidazioni ulteriori. Goditi la grande mela, ma non te la mangiare tutta. Sì, grazie. Ok, grazie. Grazie Enrico, al Presidente Enrico, Pincione. Enrico, sì, a Paolo, l'ultima. Enrico, scusa, solo una cosa. Sì. Volevo ricordare a Max di fare alcuni ringraziamenti doverosi. Quali ringraziamenti? A chi ringraziamo? Pincione? Pincione, chi ringraziamo? Non ho capito. E allora no, non senti Iapaolo. Iapaolo ha detto volevo ricordare a Pincione, al presidente, alcuni ringraziamenti. Ti sta inquadrando i pettorali, presidente. Allora, quali... Scusa, io dico a quei veri tifosi che vengono, che ci sostengono molto, come Mario, Antonio, Lamberto, Felice, Tommaso Belfiore, che è una persona incredibile, ci aiuta sempre, sempre disponibile. E come ho detto, io il bel ricordo di Lanciano, dal punto di vista del comune, ce l'ho, ce n'ho nel fatto che ho incontrato 3-4 persone stupende che si chiamano Mario Pupillo, Leo Marongi, Davide Caporale, che sono stati stupendi, sono state persone che portano dignità a Lanciano. Io cercherò di dare il mio, di portare dignità a Lanciano, però allo stesso punto poi credo che noi ci sentiamo un po' come papere che... Cioè ci beccate sempre, dovete darci un'opportunità. Voi avete avuto 6-7 anni di miseria, peggio di noi, okay. Però vedo che ve la prendete tutto con noi. Va bene. Non è giusto, no? Senza fare vittimismo. Va bene, uno se la prende con l'altro, se l'altro insomma, non risponde alle aspettative. Va bene, comunque se prima, ecco la mia opinione, se prima era buio, adesso vedo notte fonda in attesa di un passo indietro ma di vabbè, tutte le componenti. Enrico, scusa, notte fonda è notte fonda dal tuo punto di vista, però ti posso dire che tu ti sbagli e niente più e te lo farò vedere. Non è notte fonda. Io aspetto, notte fonda, aspetto, come la vedi tu? Aspetto l'aurora. Grazie. L'aurora che è quel bagliore che sì. Anticipa l'alba. Riesco a essere poeta anche in queste condizioni, Pincione. Va bene? Bravo, bravo. Ecco, va bene. Sei un Shakespeare italiano. Sei un Shakespeare italiano. Beh, Shakespeare, vabbè, ci sono tanti anche poeti italiani, ma un Pessoa mi piace. Va bene, grazie Max Pincione da New York, grazie a Iapaolo da Cannes, grazie direttore sportivo D'Orazio. Grazie a te. E ben inteso, noi continueremo a fare il nostro lavoro, senza sconti. Grazie, arrivederci.